Il terzo appuntamento di questa nostra chiacchierata sull'universo, sulla creazione autocreatasi o indotta da una divinità, riguarda proprio l'istante iniziale, che è una delle grosse domande, delle importanti domande del genere umano. E addirittura è la domanda cardine delle scienze che si occupano di questo problema. Dove inizia l'universo? Dove inizia il tutto? E magari pure perché, anche se il perché scientificamente non ha una stessa dignità del come succedono le cose. Bene, il mistero più grande rimane tutt'oggi come si è creato l'universo. In realtà, nel 300 avanti Cristo, un filosofo, tale Aristarco, creandosi il problema delle eclissi, Aristarco scoprì che era un fenomeno naturale e lo spiegò come un fenomeno naturale. Spiegò questi fenomeni come fenomeni naturali, quindi non legati a mostri, a divinità, ad altre cose sconosciute, misteriose e quindi terrorizzanti, ma nient'altro che a leggi di tipo fisico, di tipo scientifico, con cui la scienza si esprimeva. Queste leggi da quel momento si è sempre più accertato che sono immutabili e descrivono il funzionamento di tutte le cose. Quindi, se queste leggi sono immutabili e universali, nel senso che non possono cambiare, non cambiano, e universali nel senso che valgono per tutto l'universo, non solo sulla Terra. La domanda che ci viene spontanea è allora a che serve Dio? Quale ruolo resta a Dio? Nel 1287 Papa Giovanni XXI decise che chi avesse contestato queste operazioni, queste creazioni di Dio, dicendo che invece erano leggi naturali, sarebbe diventato un eretico. Era un'eresia chiamare legge naturale quella che era la volontà di Dio. Peccato che il povero Papa, un po' dopo, si dovette accorgere che proprio a causa di una di queste leggi naturali, che era la legge di gravitazione, gli fu fatale, nel senso che gli cadde la casa addosso e morì sotto le macerie. Passarono dei secoli finché la Chiesa, ancora una volta, organizzò il pensiero e disse che le leggi, anche le leggi naturali, erano opera di Dio. Questo si fondava soprattutto su un concetto, sul concetto secondo cui la Terra era al centro dell'universo e attorno ad essa gravitava tutto l'universo, compresa le stelle, eccetera. Questa centralità della Terra rendeva più forte l'idea che Dio aveva voluto la Terra speciale e quindi l'essere umano era una creatura che stava al centro, insieme alla terra, della creazione di Dio. Beh, questo durò fino al 1609, anno in cui un certo Galileo Galilei, col suo piccolo cannocchiale autocostruito, scoprì intanto che ci stava qualcos'altro,
di simile alla Terra, cioè il pianeta Giove, che come la Terra aveva delle lune che gli giravano attorno. Ma soprattutto Galilei scoprì che la Terra girava intorno al Sole. Quindi la Terra non era più il centro dell'universo e il centro dell'attenzione di una divinità, ma era semplicemente uno dei tanti corpi celesti che ruotavano intorno a una stella, così come aveva dimostrato con le sue osservazioni. Ma ancora una volta, provocatoriamente, ci possiamo chiedere, beh, anche questo potrebbe essere il volere di Dio, cioè anche la rivoluzione dei corpi celesti intorno alle stelle, non potrebbe essere anche questo un volere di una divinità? Giovanni Paolo II, nel 1985, rispose agli scienziati in un convegno che si tenne in Vaticano con una delle sue asserzioni oscurantiste, cioè era vietato pensare che l'origine dell'universo fosse qualcosa di diverso dal volere di Dio. Era vietato quindi indagare sull'origine dell'universo, perché quella apparteneva a una sfera che era la volontà di Dio, infrangendo la quale era un problema, era un'eresia, era un peccato. Ma veramente le cose stanno così, cioè veramente la scienza si deve fermare rispetto a un momento nevralgico, centrale, topico, che è quello dell'inizio di tutto, dell'universo, della materia, delle stelle, di noi stessi. La scienza parte da un altro concetto e organizza il suo pensiero chiedendosi quali sono gli ingredienti per fare un universo. Beh, gli ingredienti sostanzialmente sono tre: la materia, che è tutto ciò che ha una massa, che ha un peso; l'energia, di cui facciamo esperienza ogni giorno, basta che ci esponiamo al sole per apprezzare il calore che esso ci dà, che è un'energia. Questa energia, naturalmente, abbiamo scoperto che pervade tutto l'universo. E il terzo ingrediente è lo spazio. Lo spazio che abbiamo imparato a conoscere con le osservazioni dei telescopi extraterrestri, quindi ruotanti attorno alla Terra, e lo spazio attualmente è infinito, lo spazio dell'universo. Bene, la scienza quindi ha organizzato questo pensiero su questi tre ingredienti della formula per fare l'universo. La domanda è: da dove sono usciti questi ingredienti? Bene, fino a qualche decina di anni fa, cioè all'inizio di questo secolo del Novecento, non lo sapevamo. Poi che successe? Successe che uno scienziato, forse uno dei maggiori, se non il maggiore, dell'epoca contemporanea, che è Albert Einstein, non ci informò, attraverso i suoi studi, di una cosa che è strabiliante, cioè la massa e l'energia sostanzialmente sono le due facce di una stessa medaglia. Quindi gli ingredienti, invece di tre, unendo massa e energia, diventavano due: massa, energia e spazio. Ma questo non basta spiegare
e non basta strabiliare. Il problema era che l'energia e lo spazio al tempo zero, cioè quando cominciò tutto, il Big Bang, sorsero dal nulla. Quindi non ci fu un ente creatore che avrebbe causato un altro problema, no? Chi ce l'ha messo l'ente creatore là? Com'è possibile, quindi, non accettare che ci fu un atto creativo e quindi che la energia e lo spazio nacquero dal niente, da soli? Beh, la scienza risponde in modo convincente, con una metafora. Spieghiamo questo con una metafora. La metafora che spiega l'energia negativa. Se noi in un campo volessimo costruire, formare una piccola collina, che dovremmo fare? Beh, dovremmo scavare e con la materia che abbiamo scavato creare la collinetta. Bene, la collina però che abbiamo costruito, che abbiamo formato, non è altro che la versione, come dire, positiva del buco che è stato necessario scavare per prendere il materiale con cui costruire la collina. Intendiamo l'energia positiva alla collina, l'energia negativa, che è complementare, il buco che è servito a costruirla. Quindi questi due fatti, queste due energie, si bilanciano a vicenda. Il problema delle leggi naturali è che devono essere bilanciate. Quindi il positivo che bilancia il negativo. Il saldo è zero. Questa piccola e semplice metafora fa capire che al momento della creazione dell'universo si creò non solo energia positiva che poi produsse il tutto, ma anche un'energia negativa. Allora la domanda successiva: qual è? Dove sta l'energia negativa? Beh, la scienza risponde con il vuoto assoluto, nel senso che il vuoto è così ampio, è così infinito, che l'energia negativa si è diluita nello spazio vuoto dell'universo infinito. Per cui sta là e serve solo da fare il saldo zero con l'energia positiva che invece ha prodotto la materia così come la conosciamo, stelle, pianete, eccetera. Ma la domanda filosofica che deriva da questa cosa è: se il saldo è zero tra le due energie, che bisogno c'è di un intervento divino? Allora vediamo come fece l'universo a comparire dal nulla, che questa è la cosa cruciale, è quella. Infatti, nella vita quotidiana le cose non compaiono dal nulla. Questo pennarello non compare dal nulla. Beh, superiamo Einstein. Fatto sta che un po' dopo Einstein c'è stata una evoluzione della scienza in questo senso. Si è arrivati alla meccanica quantistica, cioè si è arrivati a studiare quali sono i dinamismi, le leggi, le strutture che sono all'interno, ma molto all'interno della materia, in quelle componenti della materia che 100 anni fa non si potevano nemmeno immaginare. Quindi in quella parte di materia in cui ci stanno delle parti infinitamente piccole,
Il mondo cosiddetto subatomico, cioè più piccolo di un atomo. Le leggi naturali cambiano. Infatti, il protone, per esempio, se lo si va ad osservare, ha un comportamento che non ritroviamo nelle leggi del macro universo, della nostra casa o dell'universo in generale. Bene, questo protone può comparire dal nulla, poi scomparire e comparire in un altro posto. Questo è un comportamento che la fisica quantistica, la meccanica quantistica, ha verificato ed ha accertato. Per cui anche il comparire dell'universo dal niente, così come fa il protone nel regno subatomico, è possibile, ma soprattutto, a parte che è possibile, non si discosta per niente da quello che è una legge naturale. Per cui anche questo fenomeno così astruso della comparsa della materia dal nulla, in realtà è regolato da una legge naturale, non è un miracolo, non è una deroga alle leggi naturali, anzi, è essa stessa una legge naturale che appartiene alla famiglia, diciamo così, della meccanica quantistica. Il Big Bang quindi esce fuori dalla logica che noi tutti seguiamo nella fisica, nelle scienze e anche nella filosofia, che è quella della causa-effetto. Ecco, il Big Bang è l'unico evento che non ha causa, proprio perché è nato da un niente, non l'ha causato niente, non l'ha prodotto niente, è semplicemente venuto fuori dal niente. Siamo venuti finalmente alla risposta, come dire, migliore. 13,7 miliardi di anni fa è nato l'universo ed è nato il tempo. È cominciato a battere l'orologio dell'universo. Quindi, che cosa c'era prima? Domanda senza senso. Non ci può essere un prima di quell'istante zero. Non c'è niente che possa definire prima di quell'istante cosa ci stava. Perché per esserci qualcosa o qualcuno, come Dio, deve poter esserci un tempo. Ma il tempo non c'era. Il tempo iniziò in quell'istante zero. Questo tipo di risposta non è una idea balzana o una forzatura dell'ateismo. Ha richiesto più di 3.000 anni di pensiero, di studio, di impegno del genere umano. Ma questo tipo di risposta soprattutto è convincente perché viene verificata dalla scienza. È perché apporta una concezione totalmente nuova rispetto alla semplicistica e superficiale risposta di Dio. Il tempo non c'era. Il tempo è nato in quel momento. Vediamo i buchi neri, per esempio. Possiamo verificare perfino questa cosa qua. Verificare, ho detto, non ipotizzare, cioè nel senso che è vero quello che succede attraverso questi oggetti celesti che abbiamo chiamato buchi neri. Sono sostanzialmente delle stelle morte che si sono contratte fino a diventare molto massive e da questi oggetti nulla può sfuggire perché la gravitazione è enorme,
nemmeno la luce. Bene, abbiamo sperimentato che se avvicinassimo un'astronave, non possiamo perché l'astronave verrebbe succhiata come tutto il resto, ma immaginiamo che lo si potesse fare. Questa astronave vedrebbe i suoi orologi interni, man mano che si avvicina al buco nero, rallentare. Un orologio che rallenta è la verifica di quello che si diceva prima. Ma se l'astronave entrasse nel buco nero, bene, in quel momento si verificherebbe che l'astronave avrebbe un tempo fermato. I suoi orologi si fermerebbero, ma non per una questione meccanica, diciamo. Si fermerebbe perché si fermerebbe il tempo fino a zero. Quindi all'interno del buco nero c'ha un tempo zero, non esiste il tempo. Quindi questa è una verifica, è una prova sostanzialmente che potrebbe essere anche sperimentale un domani, per cui l'asserzione che il tempo non esiste, può non esistere, che era, come dire, sconosciuta 150 anni fa, adesso è qualcosa di più di un'asserzione. Bene, questa risposta, come dicevo, ha richiesto 3.000 anni di pensiero, di esperimenti, di evoluzione. Dio, rispetto a questo, decade del tutto, cioè non c'è necessità di Dio, non solo no, non c'è, ma non può esserci perché non ha motivo di esserci. Noi abbiamo a disposizione solo un'esistenza, che è questa, l'esistenza materiale, che può fare a meno di tutto il resto. E io a questa esistenza sono grato e di questa esistenza sono fiero.